Benvenuti a questa nuova puntata delle pillole del prof. In questa puntata tratteremo dell'argomento del perché chiamiamo Brescia Leonessa d'Italia, così siamo conosciuti in tutto il nostro paese. Questa definizione risale alle giornate gloriose ma sanguinose del 1849, quando Brescia per ben 10 giorni, a partire dal 23 marzo 1849, durante la prima guerra d'indipendenza, si oppose agli austriaci che occupavano la nostra città. Impresa tanto gloriosa quanto parzialmente inutile, perché il giorno in cui Brescia iniziò a ribellarsi, i piemontesi si erano già arresi all'esercito austriaco. Rivolta poi su cui si discusse variamente, però rimase questa forte impressione a livello nazionale. Chiamarono Brescia la novella Sagunto nella stampa dell'epoca, cioè questa città che era arrivata alla distruzione pur di difendere il suo ideale di libertà. Ma Brescia Leonessa d'Italia. Basta andare in qualsiasi ufficio pubblico della nostra città, guardare anche lo stemma sulle macchine della polizia locale o sulla bandiera comunale, e ci accorgiamo che sullo stemma comunale non c'è una leonessa, ma un leone rampante maschio con tanto di criniera. Ma qual è lo stemma di Brescia allora e perché si chiama Leonessa? Sullo stemma di Brescia compare un leone maschio rampante con tanto di criniera. Brescia, come tante altre città nel Medioevo, adottò questo stemma in quanto il leone era collegato anche ai significati cristologici di rinascita. Per ricordarci ad esempio Narnia, un film abbastanza recente, il leone era chiaramente il simbolo di Gesù Cristo che risorgeva. Il leone era stato adottato nel Medioevo contrapponendolo all'orso, che invece era rimasto il simbolo del paganesimo. Quindi Brescia ha sempre avuto un leone, tranne che durante il periodo napoleonico, che c'era un ghepardo, leopardo, sul nostro stemma per volere di Napoleone. Ma la leonessa da dove salta fuori allora? Per la leonessa bisogna fare riferimento a due poeti, uno conosciuto e l'altro un po' meno. Partiamo da quello più conosciuto, che ha reso celebre la definizione, Giosuè Carducci, poeta, grandissimo poeta, vate dell'Italia umbertina, personaggio contrastato dagli umori ardenti, era particolarmente legato alla nostra città. Fu per diversi anni commissario al liceo classico Bagatta di Desenzano, grande apprezzatore del nostro vino, al punto di essere soprannominato Quartucci, ecco, il guerrier meschino, giornale satirico, gli affibbiò questo termine. Passione per il vino, peraltro, che Carducci non nascondeva. Disse: quando morirò, seppellitemi in una vigna, così restituirò alla natura tutto ciò che le ho preso. Però Carducci, la leonessa? Nelle Odi Barbara dedicò una poesia al tempio di Vespasiano, alla vittoria alata, e a un certo punto termina dicendo: Brescia la ferrea, Brescia la forte, Brescia leonessa d'Italia. Questa definizione, creata da Carducci, che era un poeta sì, ma era l'equivalente al giorno d'oggi, un misto tra l'influencer e il cantante rock famoso, con questa definizione Brescia prese il volo nell'identità che si stava formando all'epoca dell'Italia. Ma era di Carducci questa definizione della leonessa d'Italia? No, Carducci era sicuramente un grande poeta e aveva questo gran vantaggio di saper lanciare immagini e figure retoriche, cose varie. L'immagine Carducci in realtà l'aveva presa da una poesia di Aleardo Aleardi, un poeta veronese, esule, patriota, che fu anche ospite della nostra città, fu presidente anche dell'Ateneo di Brescia, che in una sua poesia chiamata all'interno dei Canti Patri definì appunto Brescia Leonessa d'Italia nel 1857, mentre Carducci la definizione la lanciò nel 1877, 20 anni dopo. Quindi, a farla breve, il termine è stato coniato da questo Aleardo Aleardi, un poeta che una volta si sarebbe definito minore, ma poi rilanciata da Giosuè Carducci, il vate dell'Italia Unita prima di D'Annunzio, l'odiato, amato maestro appunto del più noto vate e peraltro abitante anche lui in provincia di Brescia, Gabriele D'Annunzio. Ecco dunque spiegato il segreto di Brescia Leonessa d'Italia. Alla prossima volta dunque, e ricordatevi che la nostra tradizione siete voi ogni giorno. Arrivederci.